Sono destinate a completare il rinnovo del parco mezzi pugliese di Ferrovia Appulo Lucane i 15 nuovi autobus Euro 6 inaugurati questa mattina a Bari. Attualmente la flotta aziendale consta di 53 autobus, tutti Euro 5 ed Euro 6. I nuovi mezzi sono più confortevoli, sicuri con frenata assistita, dotati di impianto antincendio, videosorveglianza e sistema di geolocalizzazione. E oggi consegniamo alla regione degli autobus tecnologicamente avanzati che hanno delle caratteristiche tali da rendere più confortevoli il viaggio. Sicuramente sono sicuri perché hanno dei sistemi di sicurezza all'avanguardia e tutto questo senza perdere l'attenzione su quella che è la sostenibilità ambientale, perché si tratta di autobus Euro 6, quindi gli ultimi autobus messi sul mercato, e oggi possiamo dire che la flotta di FAL è totalmente rinnovata, e quindi abbiamo sia la flotta autobus che la flotta treni di FAL completamente rinnovate. Credo che possiamo dire che è la più giovane d'Italia. Un investimento complessivo per l'acquisto dei 15 nuovi autobus pari a 3,4 milioni di euro, di cui 2,9 arrivati dalla Regione Puglia e 500 mila euro di cofinanziamento messi sul tavolo da parte di Ferrovie Appulo Lucane. Guardiamo al futuro perché con questi nuovi mezzi, sia quelli su gomma ma anche quelli su ferro, perché noi abbiamo inaugurato da poco anche nuovi treni, noi cercheremo di spingere verso una intermodalità tra i vari, diciamo, tra i vari esercizi, quindi ferroviario e su gomma, che possa garantire una rete anche tra tutte le aziende che operano nel nostro territorio, Regione Puglia, Regione Basilicata, una rete che possa garantire appunto agli utenti di un servizio maggiormente efficiente e al passo con i tempi. Un risultato importante che viene dopo il rinnovo della flotta treni. Lavoriamo alacremente con Regione Puglia per adesso migliorare definitivamente la infrastruttura ferroviaria. Entro quest'anno partiranno tutti i cantieri con i fondi sia FSC che i fondi PNRR. Per cui il prossimo traguardo è per il 2026, dove immaginiamo di completare il raddoppio da Bari sino a Torito, così potremo garantire non soltanto mezzi confortevoli, accessibili, soprattutto green. Intendiamo garantire riduzione dei tempi sostanziale nella tratta Bari-Matera.